Maionese in un minuto, poi se volete comprare quella già fatta, fate voi, però ragazzi, quella fatta in casa è molto meglio, almeno vedete cosa c'è dentro. Un coso alto e stretto e un frullatore a immersione. Gabriele, perché non la fai con la frusta? Come si fa? Sono 30 anni che non la faccio con la frusta, non ho nessuna intenzione di farla. Olio di semi 200 ml, non usate l'olio extravergine perché è troppo forte, poi se volete usarlo usatelo, però è davvero troppo forte di sapore. Va bene olio di semi di girasole, di arachide, di quello che volete, quello che avete, vanno bene tutti. Un uovo intero, senape è facoltativa, un cucchiaino, però smorzerà il sapore dell'uovo. Sale, un paio di pizzichi, ecco. Aceto bianco, aceto di vino, aceto di mele, aceto di riso, un cucchiaio colmo. Mezzo limone, faccio notare, spremi il limone scassato, gli mancano i denti con un mezzo limone secco parzialmente grattugiato, cioè siamo il canale più, cioè non so più cosa dire. Canale disgraziato, Gabriele, ma non ce li hai 2 euro per non spremi i limoni? Ma questo qui è una di quelle cose vecchie che funzionano bene, funzionano sempre, e dici lo cambio, poi invece non lo cambi mai. Poi sono anche affezionato, ti si affeziona agli spremi limoni, cosa pensate? Frullatore immersione, bisogna andare a centrare il tuorlo. Si parte dal fondo, si resta sul fondo, poi come a mano che si forma la maionese, si sale insieme alla maionese. Quando arrivate in cima, gli date 2-3 colpetti e la maionese è fatta. Conservare subito in frigorifero perché è fatta con l'uovo crudo. Gabriele, non potevi pastorizzare l'uovo? Sì, ma ragazzi, cioè abbiamo vissuto 20.000 anni con le uova crude, adesso c'è questa mania di pastorizzare tutto. Fatelo, mettetelo subito in frigo. Però ricordatevi, quando montate la maionese, che la temperatura dell'olio, dell'uovo e degli altri ingredienti deve essere più o meno simile, altrimenti poi dopo non vi monta bene. La mischiamo e dopo mettiamo il resto.